Benvenuti su Gossip TV 24. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto. Semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Nel video di oggi esploreremo una notizia di grande impatto che coinvolge la madre di Filippo Turetta. Dopo un approfondito interrogatorio, la Procura di Venezia ha concesso un colloquio tra Filippo e i suoi genitori. Il giovane è apparso visibilmente sconvolto, scivolando persino in lacrime. Nonostante l'opportunità del colloquio, i genitori hanno scelto di rimandare l'incontro, sentendo la necessità di più tempo per prepararsi a un momento che si prospetta altamente emotivo. La loro decisione di rinviare è stata comunicata attraverso l'avvocato Giovanni Caruso, che ha spiegato al penitenziario di Verona che sia i genitori che il figlio richiedono un adeguato supporto psicologico prima di affrontare questo delicato incontro. Mentre l'avvocato del giovane si prepara a incontrare il cliente nella serata di oggi, è probabile che discutano dettagli riguardanti l'instabile situazione psicologica, sottolineando l'importanza di una valutazione approfondita. Stefano Tigani, l'avvocato della difesa, ha dichiarato che, senza una valutazione accurata, se Filippo Turetta vuole far passare per pazzo, dovrà prima confrontarsi con i periti della difesa. Queste dichiarazioni mettono in luce la determinazione della difesa di Giulia nel combattere per la giustizia. La tensione e l'intensità emotiva che circondano il caso sono evidenti sia nei genitori del giovane che nella difesa della vittima, entrambi in procinto di pianificare le loro mosse. Il contesto legale di questa battaglia è appena iniziato, e il futuro di questo giovane rimane incerto, con molte sfide legali ed emotive che lo attendono. Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione su questo caso. Lascia un commento al video per farci sapere cosa ne pensi. Ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.